Premier Giorgia Meloni e la Presidente della Regione Alessandra Todde hanno sottoscritto ieri a Cagliari l'accordo per lo sviluppo e la coesione per la Sardegna, alla presenza del Ministro Fitto. 5 le priorità per l'isola. Si è tenuta questa mattina la tradizionale conferenza stampa di fine stagione del Consorzio del Porto di Alghero. Soddisfazione per il presidente Giancarlo Piras tra dati del settore in crescita, obiettivi e speranze per il futuro. Rosso Tondo, questo è il nome del grande albero di Natale che l'8 dicembre si illuminerà sulla facciata della Torre di Portaterra. A realizzarlo, come ogni anno, gli studenti del Liceo Artistico Costantino di Alghero, diretti dall'artista Tonino Serra e dai suoi tutor Dolores e Davide Meloni. Ieri, la visita dell'amministrazione nello spazio di lavoro. Telespettatori, ben ritrovati con il TG di Catalan TV. Apriamo anche oggi il nostro telegiornale parlando dell'accordo siglato ieri tra governo e regione che ha visto giungere nell'isola la Premier Giorgia Meloni, che insieme alla Presidente della Regione Alessandra Todde ha sottoscritto ieri a Palazzo Regio a Cagliari l'accordo per lo sviluppo e la coesione per la Sardegna, alla presenza del Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto. Nel servizio di apertura entriamo nel dettaglio dell'accordo. Una firma importante, quella che ieri a Palazzo Regio ha siglato l'accordo per lo sviluppo e la coesione per la Sardegna. La Presidente della Regione, Alessandra Todde, insieme alla Premier Giorgia Meloni, alla presenza anche del Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, hanno sottoscritto l'intesa che prevede l'assegnazione alla Sardegna di risorse complessive pari a circa 3,55 miliardi di euro. Tra Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 e altri fondi statali ed europei. Questi finanziamenti destinati a 294 interventi strategici rappresentano un passo decisivo per promuovere lo sviluppo economico, sociale e infrastrutturale dell'isola. Nel dettaglio, l'accordo porta a compimento il processo di programmazione delle risorse per il Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 attribuiti alla Sardegna, pari a circa 2,4 miliardi di euro, inclusi 156,8 milioni già anticipati nel 2021. A questi si sommano ulteriori 653 milioni di euro provenienti da cofinanziamenti regionali, comunali ed altri fondi nazionali ed europei. L'intesa prevista dal Decreto Sud stabilisce obiettivi e interventi specifici per coordinare al meglio le diverse fonti di finanziamento, ottimizzandone quindi l'impatto. Le 5 priorità del piano di interventi per la Sardegna sono ambiente e risorse idriche, per i quali sono stati stanziati 735 milioni di euro, infrastrutture di trasporto investiti 449 milioni di euro e poi riqualificazione urbana ed edilizia pubblica, ai quali sono stati destinati 230 milioni di euro. La sanità vede allocati 78,5 milioni di euro per il completamento del complesso ospedaliero di Sassari e 58 milioni di euro per la piastra tecnologica d'urgenza dell'ospedale San Michele di Cagliari. Infine, per l'istruzione, scuole e università sono stati stanziati oltre 187 milioni di euro. E nella giornata di oggi si stanno registrando rallentamenti in tutta Italia per lo sciopero generale programmato da CGIL e UIL e che interessa quasi tutti i settori, dal commercio alle fabbriche, dalla giustizia alla pubblica amministrazione, dalla sanità alle scuole e ai trasporti. Nel mirino dei sindacati, che denunciano tagli alle risorse e chiedono interventi nei rapporti di lavoro, è la manovra di bilancio del governo ritenuta inadeguata. Mentre sono escluse dallo sciopero le ferrovie, grazie alla regola del garante degli scioperi che vieta le sovrapposizioni temporali delle mobilitazioni, sono stati interessati autobus e metro dalle 9 alle 13, i taxi per tutta la giornata, le autostrade per 24 ore con variazioni in base alle sigle sindacali, il trasporto marittimo dalle 9 alle 13 per i collegamenti con la Sardegna e la Sicilia, mentre per tutta la giornata in quello con le isole minori. Per quanto riguarda gli aerei, l'orario di sciopero è dalle 10 alle 14 con ITA Airways, che ha cancellato una settantina di voli. Tra questi sono stati interessati anche i due voli che collegano Alghero e Roma, con l'arrivo che era previsto alla Riviera del Corallo alle 10.05 e il successivo decollo per Fiumicino alle 11.30.
I passeggeri che hanno acquistato il biglietto per questi due voli possono cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto entro il 4 dicembre telefonando allo 06 85 96 0020 o contattando l'agenzia di viaggio in cui hanno acquistato il biglietto. E si è tenuta questa mattina nella sala conferenze del Qualtesaial la tradizionale conferenza stampa di fine stagione del Consorzio del Porto di Alghero. Presenti tra gli altri il vice sindaco Francesco Marinaro e il tenente di vascello Biagio Semeraro, comandante del Porto di Alghero. Soddisfazione per il presidente del Consorzio Giancarlo Piras, che è intervenuto ai nostri microfoni, tra dati di crescita del settore con un più 20% nei transiti e speranze per il futuro, a partire dall'attesa per il nuovo piano regolatore del porto. Sentiamo quindi le sue dichiarazioni. Nella mattinata di oggi abbiamo illustrato qual è stato l'andamento della stagione turistica appena trascorsa, devo dire abbastanza positiva, abbiamo registrato più o meno un aumento del 20% del transito, che è la cosa che ci interessa molto di più chiaramente per quanto riguarda la stagionalità, mentre per quanto riguarda gli stanziali devo dire che non abbiamo problemi perché Alghero in overbooking, abbiamo richieste da altri porti vicini della Sardegna. Noi ci auguriamo che con l'approvazione del piano regolatore del porto, che ci auguriamo che venga quanto prima, si possa ampliare intanto il numero di posti barca per gli stanziali, ma soprattutto rendere più funzionale il porto di Alghero con investimenti che rendano il porto attrattivo e a barche che in transito di medie e grandi dimensioni, che poi sono il valore aggiunto in un'economia della portualità della Sardegna. E ora parliamo di occupazione. Secondo i dati raccolti dal sistema informativo Excelsior di Unioncamere e ANPAL, le prospettive occupazionali per la Sardegna nel trimestre ottobre-dicembre si preannunciano incoraggianti, con una crescita prevista del 22,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Segnali positivi che sembrano confermare il progressivo rafforzamento del tessuto produttivo sardo. Ne ha parlato il presidente della Camera di Commercio di Sassari, Stefano Visconti. Le previsioni sul mercato del lavoro sono in sensibile crescita per il nord della Sardegna, soprattutto perché, come tradizione, quando ci avviciniamo al battesimo della stagione turistica, cioè ad aprile, tutti quei contratti su base stagionale, ma che arricchiscono comunque la capacità delle imprese di dare lavoro, ritornano in auge. Quindi rimaniamo in attesa fiduciosa che la forza lavoro che tutte le imprese iscritte nella Camera di Commercio del Nord Sardegna possono erogare siano effettivamente in crescita anche a consuntivo. E passiamo alla politica locale, in questo caso politica ambientale, perché il gruppo consigliare di Forza Italia interviene in materia di Posidonia, ritenendo inspiegabile la scelta della Regione Sardegna sulla delibera dei contributi che andrebbe a penalizzare la città di Alghero. Sentiamo il servizio. Alghero ingiustamente penalizzata dalla Giunta Todde sulla problematica della Posidonia spiaggiata. Passo indietro nella sua gestione. Il gruppo consigliare di Forza Italia interviene così, bollando come inspiegabile la scelta della Regione Sardegna, che ha deliberato che i contributi andranno prima ai comuni che riposizionano la Posidonia in spiaggia e solo in subordine a chi decide di disfarsene in un impianto, così come è costretta Alghero a causa dei gran volumi di depositi spiaggiati. Una decisione inspiegabile che costringe Alghero a riposizionare la Posidonia in situ, creando ammassi antiestetici che penalizzerebbero l'attrattiva dei nostri litorali, che costituiscono una risorsa ambientale e turistica di valore inestimabile, attaccano Marco Ted, Giovanna Caria, Antonello Peru, Pasqualina Bardino e Ninansini. Bene hanno fatto Martinelli e il suo gruppo consigliare, dichiarano, riferendosi a un precedente intervento di Noi Riformiamo Alghero, ad accantonare le asfittiche logiche di schieramento e a puntare i fari politici contro la maggioranza di centrosinistra che governa la regione e Alghero. Gli esponenti azzurri attendono un'immediata presa di posizione del sindaco di Alghero Raimondo Caciotto, che, sottolineano, nonostante la delibera incriminata risalga a metà ottobre, ancora non è intervenuto presso la regione. Ma attendiamo anche un intervento fattivo e non solo mediatico del consigliere regionale algherese, che nell'ultimo assestamento di bilancio della regione non ha prodotto significativi risultati per Alghero e per il territorio. E ora parliamo di un progetto ancora da scoprire. Si chiama Rosso Tondo. È questo il nome del grande albero di Natale che l'8 dicembre si illuminerà sulla facciata della torre di Porta Terra. A realizzarlo, come ogni anno,
gli studenti del liceo artistico Costantino di Alghero, diretti dall'artista floral designer Tonino Serra e dai suoi tutor Dolores e Davide Meloni. Dal 26 novembre gli studenti delle classi prima A, prima B e prima C dell'artistico sono impegnati nella realizzazione dell'opera che simboleggia il Natale cittadino. Ieri pomeriggio, durante la serata di lavorazione nel Salone del Fermi, i ragazzi e la responsabile del progetto, la professoressa Lucia Naitana, hanno ricevuto la visita del sindaco Raimondo Cacciotto, accompagnato dall'assessore al turismo e alla cultura Ornella Piras e Raffaella Sanna. Sentiamo le loro dichiarazioni insieme a quelle di una delle studentesse coinvolte, Martina Idda. Si rinnova anche quest'anno questa collaborazione importante con il liceo artistico e con i suoi ragazzi, quindi l'albero sarà ancora più bello perché trasmetterà proprio la passione e la, come dire, la manualità con i quali i ragazzi fanno questo lavoro. Quindi attendiamo l'8 dicembre per l'inaugurazione con tanta attesa, insomma, e tanta fiducia nel lavoro che questi ragazzi straordinariamente fanno insieme ai loro insegnanti. Siamo venuti a salutare i ragazzi che anche quest'anno stanno contribuendo. Io sono molto orgogliosa, anche quest'anno siamo riusciti a mantenere la collaborazione tra arte e i nostri ragazzi, il nostro liceo artistico. Tonino Serra è il nostro veramente ideatore, il nostro artista, e io sono contenta che le nuove generazioni che hanno frequentato, immagino, il liceo artistico, hanno scelto il liceo artistico proprio perché appassionati da questo mondo, possano già mettersi alla prova. Come amministrazione comunale e come assessorata alla pubblica istruzione siamo stati contenti di sostenere anche quest'anno insieme a Fondazione Alghero questo grande atto di generosità che il liceo artistico sta continuando a dare. Ormai è una tradizione consolidata e siamo contenti anche di vedere l'animo con cui, la passione, la dedizione con cui i ragazzi hanno progettato insieme a tutto il vostro corpo docente questa idea che quest'anno insieme a Tonino Serra e con me stanno mettendo passione nel realizzarlo, nel mettere le mani in pasta. Quindi stiamo aspettando con curiosità il risultato finale. Io approfitto per fare i ringraziamenti da parte mia, di Davide che è l'altro tutor, da parte di Tonino Serra, ma anche da parte dei ragazzi. Ringraziamo intanto il sindaco e il comune, Fondazione Alghero, ringraziamo comunque anche il dirigente scolastico e tutti. La città di Alghero, siamo pronti a stupirvi anche quest'anno. È stato commissionato dalla Fondazione di Alghero e dal Comune di Alghero. E tutti noi studenti vi invitiamo l'8 dicembre alle ore 18 all'accensione dell'albero e speriamo di avervi regalato anche quest'anno l'ennesima magia. La traduzione del Piccolo Principe in LIS, la lingua dei segni, sarà presto disponibile anche al MASE di Alghero. Un atto di grande sensibilità e attenzione che dà ancora più prestigio al Parco di Porto Conte e permetterà nel prossimo futuro la fruizione del museo a una platea ancora più ampia. Ad annunciarlo è l'assessore comunale all'ambiente Raniero Selva, dopo la presentazione dell'opera di Antoine de Saint-Exupéry nella Biblioteca Statale di Cremona. Una traduzione resa possibile grazie al progetto Biblioteca Aperta Libri tra le Mani, nell'ambito del PNRR, finanziato da Unione Europea Next Generation EU. È la traduzione in lingua dei segni numero 601, progettata a Cremona, eseguita dall'Associazione Guanti Rossi di Milano e presentata alla presenza, tra gli altri, dei rappresentanti del Rotary Club di Alghero distretto 2080, del Museo Masi di Alghero, del Parco di Porto Conte e Area Marina Protetta Capocaccia Isola Piana. Tra gli interventi più significativi quello del professor Fabio Perrone del Rotary Club Omaranismo, che ha illustrato come il progetto di traduzione LIS sia stato presentato e valorizzato nel 2023 e nel 2024 attraverso concerti organizzati con il violino Saint-Exupéry in prestigiose sedi, dalla Francia alla Svizzera fino all'aeroporto militare Mario Aramu e al Museo Saint-Exupéry di Alghero. Domani alle 20.30 la Cattedrale di Santa Maria ad Alghero ospiterà One More Light for Ignazio, concerto a scopo benefico in memoria di Ignazio Simula, corista del coro polifonico algherese, prematuramente scomparso un anno fa dopo una breve ma implacabile malattia.
La serata con ingresso libero, aperta dal Jovas Ensemble del Coro Polifonico Algherese, diretto dalla maestra Maria Gabriella Mura, vedrà la partecipazione, oltre che del Coro Polifonico diretto dal maestro Ugo Spanu, anche del Coro Logudoro di Usini, diretto dal maestro Dario Pinna. All'organo ci sarà Fabio Fregato. La raccolta fondi che si terrà durante la serata del concerto, patrocinato dall'azienda ospedaliera universitaria di Sassari, è fortemente voluta dalla moglie di Ignazio, Elisabetta, e dai suoi amici più cari, sarà dedicato al reparto di cardioanestesia dell'ospedale Santissima Annunziata. Durante la serata verranno forniti gli estremi bancari per effettuare le donazioni. E chiudiamo con una notizia di sport. Anastasia Ogno ha vinto il trofeo Open Yonex sui campi in terra battuta della Fioranello Tennis Academy di Roma. La tennista algherese, tesserata per la Tennis Training School di Foligno e accreditata della prima testa di serie del torneo in un tabellone che ha visto partecipare 40 atlete, ha superato tre tenniste romane, tutte in due set. Giorgia Brandi nei quarti con un doppio 6-2, Sofia Lupo in semifinale per 6-1-6-1 e la numero 2 del seeding, Isotta Aprile, per 6-4-7-5 in finale. Grande soddisfazione per la tennista algherese che nel 2024 ha conquistato 5 tornei Open nazionali. E con questa notizia il TG di oggi si conclude. A me non resta che lasciarvi al meteo, rimandarvi alle prossime edizioni e augurarvi una buona giornata.